prendiamo con piacere questa vittoria, perché le vittorie fanno sempre piacere. Non dobbiamo comunque dimenticarci quello che siamo in questo momento. La squadra ancora a metà, quindi io non faccio salti tripli di felicità perché, come non ero preoccupato prima, non sono preoccupato adesso e non sono nemmeno euforico. Abbiamo vinto una partita difficile, siamo stati bravi contro un avversario di valore, però detto questo dobbiamo metterci a lavorare, dobbiamo ancora trovare una nostra identità, dobbiamo fare ancora tanto. Prendiamoci a vittoria che fa sempre piacere, da fiducia, da animo, soprattutto ai ragazzi, non a me. A me non servono, cioè servono, ma non per dare un giudizio alla squadra. Qualsiasi risultato oggi avessimo fatto, mi interessava una squadra che lottasse, che fosse reggio, ha bisogno anche di questo, cioè in questo momento, una squadra che lotta. E la squadra l'ha fatto, sin dal primo minuto, anche se sono stati degli alti e bassi, chiaramente. Non scordiamoci quello che siamo in questo momento, che non siamo ancora al 100%, che abbiamo ampi margini di miglioramento, che andremo ad affrontare squadre forse più esperte, non più forti, ma più esperte. E dobbiamo prepararci a questo campionato che, visti anche i risultati delle altre, si preannuncia difficoltoso, molto difficoltoso. La scelta di mettere Luciani e Cauz dall'inizio è motivata dalla volontà di avere un atteggiamento più offensivo. Motivata che ho dei validi difensori, sia non ci sono titolari e riserve. E questa settimana qua ho visto bene questi due ragazzi. E per il tipo di partita che volevo fare io, mi sembravano i giocatori migliori, e hanno fatto una bella partita. Ma detto questo, chiunque avesse giocato stasera credo che avrebbe fatto bene, perché la mentalità era quella giusta, l'atteggiamento è quello giusto. Quindi, e quando è così, io sono convinto che questa squadra, poi con la qualità che ha, può dire la sua. Che emozione è stata tornare allo stadio con un pubblico così? Si stima, anzi, dato preciso, è più di 4.000 persone, circa Beh, 4.200. credo che di lunedì sera alle 8, quando qualcuno ancora lavora, forse, sia un grande segnale di voglia. Io posso parlare per la città di Reggio, grande voglia di rivedere il calcio, di rinnamorarsi un pochettino del calcio. È stato un momento difficile per tutti. Qualcuno si è disinnamorato di questo sport. Invece, abbiamo bisogno di riportarlo. E l'unica maniera per riportarlo è che vedano una squadra che lotta e combatte. Io punto sempre sulla stessa cosa, cioè credo che il tifoso abbia la capacità di valutare se la squadra lotta o non lotta, o si merita o non si merita un risultato. Quindi mi affido molto alla capacità di ogni persona di giudizio. Ultima domanda, cosa rappresenta questo debutto con vittoria, questa prestazione, diciamo, questa partita in vista del campionato della Reggiana e della partita di lunedì prossimo a Modena, che è un derby molto sentito da entrambe le due piazze? Ma non vale nulla, nulla se non che è un passaggio di costruzione di questa squadra che in tempi non sospetti ho sempre detto, che è una squadra che si sta costruendo, che arrivano anche ragazzi nuovi, se ne vanno alcuni, arrivano altri, sono da parificare nella condizione atletica. Sicuramente è un apporto positivo che si ha, perché si lavora meglio, certi concetti sono entrati. E quindi è solo una piccola pietra nella costruzione di questa squadra che ci porterà a fare le prossime partite. Credo di essere stato molto chiaro in precedenza. Questa squadra ha bisogno di giocare partite in continuità. Non è certo la vittoria di oggi che mi fa pensare che siamo già perfetti, che siamo già a posto così. Assolutamente no. Il campionato di Serie C lo conosco molto bene, ahimè. E so che ogni partita nasconde delle grandi difficoltà, che solamente con una base forte si possono affrontare. Grazie. Grazie a voi.